Oggi è una giornata da un punto di vista istituzionale sicuramente storica. Storica perché si incide sulla Costituzione della Repubblica Italiana, si incide su quello che è il presente e il futuro della nostra comunità. Siamo chiamati a scrivere una pagina istituzionale inedita e ancora una volta lo dobbiamo fare con le nostre forze. Quindi innanzitutto il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito da un punto di vista amministrativo, istituzionale e politico, perché noi oggi possiamo inaugurare e vivere questa pagina così importante, di cui ci dobbiamo sentire, a mio avviso, tutti protagonisti senza alcuna sorta di gerarchia. Io in questo caso mi trovo non perché eletto, ma perché indicato dal legislatore come sindaco della città metropolitana. Ma mi sento esattamente come uno di voi e anzi avverto il peso della responsabilità di apparire ed essere come garante di tutti voi. Quindi non faccio parte di una maggioranza, sono sindaco della città metropolitana e ho la convinzione intima e sincera che se noi lo vogliamo tutti insieme possiamo scrivere una pagina importante per il futuro delle nostre comunità. Da un giorno all'altro, noi dal 1° gennaio ci ritroveremo a essere circa 3 milioni e mezzo di abitanti, tutti insieme, in un'area che per densità non ha uguali in termini di concentrazione in Europa. In realtà noi lo siamo, i nostri concittadini non è che avvertono tanto le differenze quando si passa da un comune all'altro. Quindi non è che dobbiamo da oggi, dal 1° gennaio, perdere la nostra identità, ma dobbiamo essere più bravi a contaminarci nel rispetto reciproco gli uni con gli altri. E questa è la vera sfida, quello che dall'anno prossimo i nostri concittadini potranno accorgersi che si lavora insieme, che si lavora compatti e che cerchiamo di offrire servizi migliori alle nostre comunità. È una giornata dal lato storica che ci riempie di orgoglio, di responsabilità, di energia positiva, ma non ci sottrae, come dire, a sottolineare anche le preoccupazioni, le criticità e anzi il peso. Già siamo ognuno di noi pesantemente colpiti da situazioni complicate. Ancora una volta il governo e il Parlamento hanno voluto una riforma importante e storica, ma ce l'hanno consegnata, come spesso accade, col cerino in mano e senza risorse. Ancora oggi, 3 novembre del 2014, noi non abbiamo risorse che sono state iniettate per la vita della città metropolitana. Ancora oggi, 3 novembre del 2014, a meno di 2 mesi dalla entrata in funzione piena, dice la legge, subentreremo nei rapporti attivi e passivi della provincia, noi non sappiamo quali saranno le funzioni della città metropolitana. Ecco perché non solo io personalmente, ma mi auguro tutti noi, rivolgiamo un appello istituzionale e politico forte, determinato, convinto al governo e anche alla regione Campania affinché rapidamente proceda nella direzione. Altrimenti noi ci ritroveremo sopportandone tutte le responsabilità, da quelle amministrative, istituzionali e politiche, dal 1° gennaio di doverci occupare di una serie di funzioni, una serie di rapporti, senza avere risorse per poterlo fare. E come potete intuire, perché vedete come me la strada, le comunità, le città e i consigli comunali, c'è un'aspettativa e un'attesa enorme, come se subentrato il Consiglio metropolitano, chi lo sa quale rivoluzione avverrà nella vita, diciamo, delle lavoratrici e dei lavoratori. Mi sento oggi, spero di interpretare anche il vostro sentimento e il vostro pensiero, di rasserenare tutti i dipendenti, tutti, senza esclusione dalle funzioni dirigenziali e alcune privatizie, della provincia di Napoli. E mi auguro che in questo anche il Presidente Pentangelo svolga, così come è stato fatto sinora, nelle prossime settimane, un ruolo importante che ci consente di completare la staffetta tra provincia e città metropolitana. Rasserenarli, perché noi avremo a cuore ovviamente la loro sorte, vale per i dipendenti della provincia come delle società partecipate. Anzi, la nostra sfida è quella, semmai, di migliorare e cercare di rafforzare i servizi,
cominciare a ragionare in ottica di città metropolitane e non più di distinzioni territoriali, ad esempio da servizi fondamentali come il trasporto pubblico, come le scuole, come le strade, come l'acqua, come l'ambiente. Non ci dovranno più essere i conflitti che sono appartenuti al passato, i rifiuti in un comune sì e nell'altro no. Si sceglierà una strada e sarà la strada, mi auguro, la più condivisa possibile. Non ha senso avere un trasporto per la città di Napoli e un trasporto per gli altri comuni della provincia. E la Regione deve avvertire, secondo me, subito, in modo chiaro e forte, il messaggio che non è nata un'entità sovrastrutturale, formale, astratta e solo amministrativa. La città metropolitana, io credo, deve essere un'entità politica. E la Regione Campania deve sapere che oggi è nato un interlocutore nuovo. Non è il sindaco di Napoli, siamo noi tutti. Allora io, per evitare subito che ci possa essere il rischio che si creino rapporti di forza al nostro interno, io credo che noi dobbiamo essere bravi nella scrittura dello statuto, nella distribuzione delle funzioni e dei ruoli, di dare dignità non solo e non tanto ai gruppi politici, ai partiti, a chi oggi è qui rappresentato attraverso di voi, ma soprattutto con riferimento alle aree che voi rappresentate, alle città, alle comunità. Io credo che deve essere immediatamente visibile che la città metropolitana non è nata. La città metropolitana è fatta dai comuni che affacciano sul mare, i comuni dell'entroterra, i comuni che guardano verso sud, verso nord. Quindi dobbiamo essere tutti insieme, perché se qualcuno si sente escluso, la riforma già parte zoppa. Quindi noi dobbiamo essere bravi, io per primo, ma noi tutti, per dare un senso di protagonismo forte a voi e alle comunità che rappresentate. Così come dobbiamo, a mio avviso, subito rendere protagonisti di questo processo amministrativo, istituzionale e politico i miei colleghi e i nostri amici sindaci. Questo è un altro passaggio assolutamente fondamentale. Poi c'è lo statuto. Ebbene, la prima sfida costituente alla quale ci dobbiamo confrontare è quella dello statuto. Io credo che noi dobbiamo sicuramente guardare alle proposte che sono state elaborate dall'ANCI, che sono state elaborate da UPI, che sono state elaborate anche presso alcune università, però io mi auguro, da sindaco della città metropolitana, da presidente di questo consiglio così autorevole, che noi possiamo scrivere una pagina autonoma. Cioè io non vorrei copiare una bozza di statuto che ci viene consegnata e noi in tutta fretta ci uniamo un giorno, creiamo una commissione, un gruppo di lavoro e va a ratificare. Insomma, Napoli e l'area metropolitana rappresentano un modello che deve essere autonomo, che deve avere la capacità di essere un modello nell'ambito di quello che è il futuro delle città metropolitane italiane. Quindi io con attenzione vedo il modello romano, il modello milanese, i vari modelli che si vanno prefigurando, ma io credo che noi non ci dobbiamo sentire secondi a nessuno, e anzi forse dobbiamo provare a scrivere una pagina anche originale. Mi farebbe piacere pensare che nello statuto incominciamo a delineare le linee guida di quelli che vogliono essere le funzioni, i servizi, il futuro delle nostre comunità. Insomma, non sia semplicemente una cornice formale amministrativa. Non mi piace pensare a uno statuto come un regolamento dei nostri lavori. Poi sicuramente ci dovremmo dare un regolamento, anche comunque un'autodeterminazione, un'autodisciplina per quello che sono i lavori delle prossime settimane. Il primo atto che credo noi dobbiamo costituire è quello di un gruppo di lavoro, poi decidiamo insieme se chiamarlo gruppo di lavoro, commissione, che lavora proprio sullo statuto e lavora su come vogliamo regolamentare l'inizio dei nostri lavori, almeno da qui sino al 1° gennaio. Io credo che oggi non è compito mio di entrare nei dettagli, di tracciare il mio pensiero, che ovviamente ho, che questa è una giornata di insediamento, una giornata solenne, una giornata ufficiale, una giornata importante, dove credo sia opportuno che si faccia in qualche modo un saluto di benvenuto istituzionale. Poi sicuramente ci dobbiamo aggiornare molto a breve, cominciare a vederci spesso, confrontarci tra di noi, eliminare se possibile quelle barriere di
pregiudizio, di distanza ideologica o politica o partitica che ci può stare, perché sono intimamente convinto che questa sfida la perdiamo o la vinciamo noi, per quanto noi saremo bravi per sollecitare il governo e la regione Campania a fare quello che devono fare per legge e per dovere costituzionale oltre che morale, sono assolutamente convinto che alla fine saremo noi a dover affrontare questa sfida così forte, e dubito col pessimismo della ragione, che in questo caso prevale anche sull'ottimismo della volontà, che da qui a 2 mesi noi avremo chi lo sa quante notizie incoraggianti, confortevoli e forti da parte del governo nazionale, perché io ricordo gli incontri all'ANCI, mi avevano assicurato che per luglio sarebbe stato tutto a posto, che avremmo avuto risorse, che avremmo avuto capitoli di bilancio, che avremmo avuto le funzioni, che avremmo avuto i servizi. Io so solo che adesso ci confrontiamo tra le piazze di Palazzo San Giacomo, le piazze di Piazza Matteotti, che verranno ovviamente anche da voi, verranno dai miei colleghi sindaci che rappresentano le comunità. Ma sarà una fatica enorme. Se noi riusciremo a fare un lavoro di squadra, ognuno con la propria storia, la propria dignità, la propria forza, le proprie idee, qua non dobbiamo avere nessun pensiero unico e nessun conformismo nei confronti di nessuno. E l'ho detto anche pubblicamente, il fatto tutto sommato che non ci sia una maggioranza tradizionale, chiamiamola così, di centro-sinistra o di centro-destra, non lo considero un fatto negativo, perché questa è una fase in cui dobbiamo stare tutti dentro, mi auguro, nella partita. Nessuno si può sfilare e nessuno può pensare di esercitare una prova muscolare. Le fasi così forti, così decisive e soprattutto le fasi costituenti devono essere scritte da tutti. Da come costruiremo le fondamenta, così saranno i servizi dei nostri concittadini e così saremo giudicati da chi verrà dopo di noi e verremo ricordati per come siamo stati capaci, competenti, ma soprattutto passionali e onesti nello scrivere questa pagina. Io mi sento molto carico di questa nuova sfida. Non nascondo le difficoltà e anche le criticità della legge, ma è inutile fare ormai un'analisi di quello che sta. Rimbocchiamoci le maniche, mettiamoci a lavorare, facciamolo nell'interesse dei 3 milioni e mezzo di abitanti che dal 1 gennaio, ripeto, non da oggi, se non molti si aspettano, ci manca la stampa, che noi da oggi siamo subentrati alla provincia, non è così, accade dal 1 gennaio 2015. Oggi inizia una fase di transizione, di ascolto, di confronto e di scrittura dello statuto, che secondo me è una delle cose più importanti del Consiglio metropolitano. Un ringraziamento ovviamente al Presidente della Provincia che ci consegna questa sfida, sperando che non ci consegni solamente guarda, ma anche cose buone, siamo assolutamente convinti. Un ultimo appello, visto che uno dei temi centrali è anche quello del patto di stabilità. Tra le varie cose che abbiamo chiesto, abbiamo fatto insieme come ANCI, come UPI, abbiamo fatto tante forze politiche, il governo ha l'opportunità adesso di allentare notevolmente il patto di stabilità. Lo deve, secondo me, perché ci consentirebbe di utilizzare le risorse che anche sono in cassa, come sempre ha sostenuto il Presidente Bertaggio e la sua struttura, sono nelle casse della provincia e ci consentirebbero di respirare e di avere ossigeno. Sta a noi a scrivere nel miglior modo possibile le regole di questa città metropolitana, che sono, ripeto, regole costituzionali. E chiudo. E la città metropolitana è stata costruita con legge ordinaria, ma è chiaramente una riforma costituzionale. Ecco perché io penso che noi oggi stiamo scrivendo una pagina costituzionale, una pagina storica. Siamo la più grande area metropolitana d'Europa per numero di abitanti concentrati in chilometri quadrati così ridotti. È una sfida enorme, è una grandissima opportunità e io credo che noi possiamo rappresentare insieme una potenza anche economica, una capacità di attrazione di investimenti, di ricchezze e di risorse. Io sono assolutamente convinto che la partita sarà vinta se sapremo essere una squadra. Questo credo che sia il passaggio fondamentale sul quale vi invito veramente a riflettere, perché da soli non si va da nessuna parte, ognuno di noi è preso da tantissime responsabilità e da solo non potrebbe andare
da nessuna parte. Quindi ci impegneremo al massimo perché i nostri concittadini dal 1 gennaio potranno contare su persone che dedicano la loro vita alle loro comunità, che lo fanno con passione, con correttezza, con competenza, con onestà e con uno spirito di squadra, come i meridionali, i campani, i napoletani e la provincia di Napoli sa fare nei momenti difficili. Grazie e benvenuti.